Gwendalina Tavassi e sua figlia vittime di bullismo, il video shock. Gwendalina Tavassi vittima di bullismo insieme a sua figlia, il video che ha lasciato senza parole. Gwendalina Tavassi è scomparsa dai social da alcuni giorni e solo ora ne scopriamo il motivo. La simpatica ed esuberante ex Geffina è stata vittima di bullismo insieme a sua figlia maggiore. Il profilo Instagram della donna è stato hackerato e lei ha cercato sin da subito di recuperarlo. Purtroppo, le cose sono andate a finire nel peggiore dei modi. Chi si è appropriato del social della Tavassi è infatti passato alle minacce e alla richiesta di soldi per riaverlo. Le cose sono poi degenerate quando Gwenda e la piccola Gaia si sono mostrate sul profilo del marito di lei in condizioni non del tutto salutari. Le due sembrano infatti essere state picchiate e riportano alcune escoriazioni e lividi sul viso, soprattutto la bambina. Gwendalina Tavassi denuncia il bullismo insieme a sua figlia, le dichiarazioni shock. Gwendalina e sua figlia sembrano essere state vittime di un bullismo che è andato oltre alle parole. La Tavassi e Gaia si sono mostrate su social con alcuni segni sul viso che hanno allarmato tutti. Sul profilo del marito dell'ex Geffina, oltre alle spiegazioni della chiusura dell'Instagram di lei, è stato condiviso un video in cui le due donne chiariscono ciò che è accaduto, denunciando a gran voce la vicenda. Ciao ragazze, noi volevamo prima di tutto tranquillizzarvi. Gaietta sta bene adesso, io pure. Purtroppo questo fenomeno del bullismo esiste e bisogna in qualche modo fermarlo. Presto mi rideranno l'account, così potremmo magari condividere con voi questo brutto episodio che vogliamo cancellare. Volevamo ringraziarvi per tutti i messaggi che ci state mandando. Gwendalina Tavassi denuncia il bullismo su lei e su sua figlia. Mentre Gwendalina cercava di spiegare cosa è accaduto alla sua famiglia, la voce tremava davvero molto. Senza dubbio, questa vicenda ha segnato nel peggiore dei modi la vita dell'ex Geffina e della sua piccola figlia. Ora, però, fanno sapere di essersi rialzate e di sentirsi più forti di prima.